Siamo ritornati a dover parlare del fatto che l'uguaglianza è anche tra persone che hanno un colore della pelle diversa. Addirittura le donne sono dovute scendere in strada qualche mese fa per ricordare che non c'è la logica dell'utilizzatore finale, ma la donna è uguale all'uomo. Quindi la cultura impedisce, secondo me, il più grande crimine contro l'umanità da un punto di vista morale, che è il conformismo. Io lo dico sempre ai giovani, quando giravo anche da magistrato, la cosa più importante, secondo me, facendolo ovviamente con garbo, nelle forme dovute, il dissenso. Io comincio a preoccuparmi in un paese in cui non c'è più dissenso, oppure mi preoccupo in un paese, una città in cui l'indignazione sociale non si trasforma in una sana ribellione sociale ma diventa depressione. Allora la cultura è il più grande antidoto alle forme depressive, al conformismo, all'annichilimento delle coscienze. Ecco perché il potere costituito sta portando avanti l'attacco finale agli equilibri costituzionali, alla stampa libera e alla magistratura indipendente, perché la stampa e la magistratura, almeno di quelle che ancora vogliono fare stampa libera e non autocensura, e di quei magistrati che ancora hanno voglia e coraggio di applicare l'articolo 3, sono quelli che raccontano i fatti, e raccontando i fatti si stimola il pensiero libero. Ed ecco perché c'è il taglio anche alla cultura. Scusate, chiediamocelo perché c'è il taglio alla cultura, all'arte, al teatro, alla ricerca, all'innovazione. Perché non ci sono i soldi, è una balla. C'è la crisi economica, ma c'è una volontà politica che preferisce tagliare in questa direzione e investire, ad esempio, in cacciabombardieri. E non è solo un fatto perché nei cacciabombardieri ci sono interessi di determinati imprenditori, determinati politici e guerrafondai, ma è anche perché del disegno autoritario eversivo che dal berlusconismo, che non è solo Berlusconi, perché il berlusconismo attraversa pezzi rilevanti della società e del centro-sinistra, e perché è un disegno che tende a ridurre gli spazi di pensiero libero, perché il potere costituito ha paura solo di una cosa, che la gente attraverso il pensiero libero, la cultura, l'informazione, il dissenso, si mette in moto e fa crollare il potere costituito. E quello che ci è arrivato, una lezione a mio avviso di straordinaria democrazia, e come io sto utilizzando un linguaggio diverso in campagna elettorale, che non parlo più di periferie, sembra non parliamo più di terzo mondo quando parliamo dell'Africa e del Nord Africa, perché io credo che agli italiani dal Nord Africa è arrivata recentemente, qualche settimana fa, una grande lezione democratica e di civiltà come quello che è accaduto in Egitto. Quindi iniziamo a vedere e aprirci noi che parliamo di cultura. Allora, il sindaco, alcune cose chiare sono state dette un po' implicitamente, ma è bene dirlo. Il sindaco, investendo in cultura, deve garantire creatività. Allora la politica non può condizionare la cultura. Perché chi fa cultura, chi vuole fare un'opera, chi vuole fare un balletto, chi vuole fare qualsiasi cosa di cultura, non può avere, nemmeno a livello inconscio, la preoccupazione: ma se io dico questa cosa, non è così che mi toglie un finanziamento. Questo, guardate, è una cosa non di poco conto, perché le sappiamo le dinamiche quali sono. Allora, il sindaco che cosa deve garantire? Io non ho nulla in contrario contro i grandi eventi. Io, tra l'altro, mi piace il Tom Jones, va bene il Tom Jones, ma non mi va, e lo so perché sono stato protagonista a Bruxelles anche della procedura di infrazione del Comune di Napoli per 1 milione di euro. Sono assolutamente contrario all'idea che una grande città debba avere un evento all'anno, due eventi all'anno, ma pure tre eventi all'anno che costano centinaia di migliaia di euro, e poi non si è in grado invece di garantire progetti ordinari e di stabilità. E qua veniamo a un altro aspetto molto importante, la mia esperienza. Anche qui non è vero che non ci sono i soldi. Adesso i rubinetti si sono interrotti a Bruxelles, ma per un motivo molto semplice, perché Bruxelles non si fida più, e fanno bene. Ma se cambia la musica, visto che parliamo di cultura, ma in questo caso è musica politica, cambia anche l'atteggiamento di chi ti vuole aiutare. Napoli è una grandissima metropoli del mondo, tutti sono pronti a investire, i poteri istituzionali, la comunità europea, ma anche i privati virtuosi, ma ovviamente ci deve essere un segnale di cambiamento. Io credo che sia molto importante utilizzare le risorse pubbliche per tante piccole opere ma costanti.
Questo è fondamentale. Le opere dei beni comuni, le piccole cose, le cose realizzabili, le cose controllabili, le cose in cui anche l'affarista di turno non si lancia. Da questo punto di vista, allora, compito del sindaco deve essere quello di avere una strategia, di avere una progettualità, di saper fare rete, di dare un'immagine ovviamente diversa di Napoli, perché qua sembra di dire una cosa banale, ma oggi le cose banali sono le cose più rivoluzionarie. Nel momento in cui tu liberi Napoli dalla spazzatura, non solo quella di strada, ma di varie forme di spazzatura che ci sono in questa città, e nel momento in cui dai un'immagine di Napoli diversa, lo è stato detto prima, l'ha detto Gemma, l'ha detto altri, nel momento in cui tu rilanci in cultura, basta investire poco che hai un ritorno a livello di prodotto interno che è spaventoso. Scusatemi, ma pensiamo a come, a quello che accadde quando il presidente Ciampi decise di portare il G7 a Napoli, che mi pare che era all'epoca il presidente degli Stati Uniti era Clinton, con poche risorse pubbliche. Napoli ebbe un ritorno in termini di immagine, di turismo, di investimenti, di artigianato, di commercio, di bed and breakfast, di alberghi, di tassisti, è tutto, e di lavoro, ovviamente. E allora perché c'è questa logica del brutto, del chiuso, della metropolitana che chiude, di quello che chiude, di quello che ha spazzatura? Io credo che è una logica politico-affaristica, perché se la città si libera, se la città si apre, se la città cresce, se la città non ha vincoli, se la città ha tanta cultura, ha tanto lavoro libero. E se il lavoro è libero, chi controlla l'oligopolio del potere della spesa pubblica, che è un ceto politico trasversale che va d'accordo solo con alcuni prenditori, hanno finito, il loro potere è finito. Non ne hanno più, perché siccome tra la gente non ne hanno più, perché se vanno in mezzo alla strada si devono nascondere e stanno arroccati, l'unico loro potere in una città in cui c'è poca libertà è quello di controllare la cassaforte e dare da mangiare a chi dicono loro, con i finanziamenti e quindi col lavoro che diventa ricatto, che diventa precario e che lo devono condizionare loro. Nel momento in cui noi abbiamo rotto questo sistema e liberato ogni forma di risorsa, da quelle pubbliche a quelle private che verranno, siccome gli imprenditori privati hanno una logica del profitto, ma la possono mettere anche a servizio di una cosa in cui credono, nell'interesse collettivo. Noi lo dobbiamo sapere, ci sono degli imprenditori che amano questa città, ovviamente devi liberare, e nel momento in cui liberi queste risorse, sia quelle pubbliche che quelle private, il potere costituito dell'oligopolio, che va molto a braccetto, anche se ne parla poco, ma io insisto su questo, sulla camorra dei colletti bianchi, che sembra che non si vede, ma c'è, e di cui poco si parla in questa città, noi abbiamo creato le condizioni affinché cresca tutta la città, cresca la cultura, ci sia lavoro e ci sia sicurezza. La cultura è anche il principale antidoto all'insicurezza. La sicurezza di questa città non è il blindato in ogni angolo di strada. Io non vorrò mai vedere Napoli ridotta in quelle condizioni. Poi non c'è dubbio che ci deve stare la polizia municipale, le forze dell'ordine, ma la città è sicura se è una città viva. Lo si diceva prima, la città è sicura se tu puoi portare i bambini nelle strade, la città è sicura se il diversamente abile può uscire e non deve essere impossibilitato andare per strada perché tra le montagne di spazzatura, le macchine, le buche delle strade e quant'altro nemmeno in grado di viverla questa città. Una città è sicura se tu hai il trasporto pubblico fino a notte, una città è sicura se hai luoghi in cui incontrarti. Allora un altro impegno del sindaco, l'ho già detto, lo ripeto qua, dicono che non ci stanno soldi, ebbene allora ci sono 30.000 immobili di questo comune di Napoli buttati. Ci vorrà del tempo affinché diventino attivo da un punto di vista economico, ma sicuramente nell'immediatezza si può fare qualcosa, immediatamente, veramente nei primi 100 giorni, nei primi 3 mesi, nei primi 4 mesi, si prendono alcuni di questi immobili e li si cominciano a destinare. Se ci sono i dipendenti comunali per poterlo fare, bene, anzi benissimo. Se non ci sono, si fa quello che si è fatto, ad esempio, dopo il 1982 con la legge Prugnoni-Latorre, con i beni confiscati assegnati a Libera alle cooperative, si prendono i beni mobili, li si danno a cooperative di giovani, ad associazioni, a fondazioni, a centri culturali e fai fare la casa del teatro, la casa del cinema, la casa della musica, la casa delle donne, la casa dello studente, luoghi in cui si vive e in cui si fa cultura. Altri
impegni, uno che è stato chiesto da Comella prima, che io ho già preso, non c'è dubbio, ma dico due cose per dare due dati simbolici, non perché ci siano solo questi due. L'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, non c'è dubbio, è un impegno che io ho preso tra l'altro da sempre, non perché adesso siamo in campagna elettorale, è un pugno allo stomaco sapere che ci sono 50.000 libri buttati in una cantina e che ci siano luoghi della storia, della cultura, del ricordo e quindi del futuro, perché se noi interrompiamo la ricerca e l'innovazione abbiamo interrotto il futuro. Ma nel salutare e, come dire, nell'essere anche particolarmente emozionato e commosso della presenza del maestro De Simone, vorrei anche qui pubblicamente dire che credo che sia necessario che Napoli abbia al più presto un museo per le arti e le tradizioni popolari. Questa è una città che deve investire da un punto di vista culturale in questa direzione. Un'altra cosa collegata strettamente ai discorsi che stiamo facendo è quello della fuga dei cervelli, lo diceva prima la ricercatrice, e questo credo che sia uno dei drammi principali di questa città, il fatto che noi abbiamo tanti diplomati, tanti laureati, tanti specializzati che vanno via, e anche da questo punto di vista le occasioni sono enormi, non solo dal punto di vista della cultura, nel momento in cui noi puntiamo sulle eccellenze di questa città e quindi sulla cultura, sull'arte, sullo spettacolo e quant'altro, ma penso anche al fatto, lo accennava qualcuno prima, che a Napoli, da dopo l'Italsider, quindi da dopo l'industrializzazione degli anni 60, 50, 70 fino all'inizio degli anni 80, non c'è più una politica industriale. Allora anche da questo punto di vista, e secondo me cultura e classe operaia vanno molto bene insieme, ricordo le parole di Gerardo Marotta proprio qua al Modernissimo, quando mi esortò a dirmi non dimenticare la cultura e la classe operaia. Scusate, ma perché non è possibile fare in alcune aree della città, Bagnoli, ma citiamo anche Napoli Est, invece di pensare agli inceneritori o alle società per azioni come hanno fatto le amministrazioni consociative di centrosinistra e centrodestra, che ci lasciamo alle spalle, non si fanno dei grandi poli per la ricerca, l'innovazione, dei poli tecnologici, delle energie rinnovabili, ad esempio, dove investire anche le eccellenze migliori che vengono dall'università? E quante persone sanno che in aree di difficoltà della nostra città noi potremmo avere la defiscalizzazione, le zone franche, cioè noi potremmo ottenere investimenti di imprenditori senza pagare un euro di tasse? Questo è il tema. Un'altra cosa credo che sia importante in questa campagna elettorale per il futuro del governo di questa città, cercare di esaltare da parte del comune di Napoli, di raccontare tutto il bello che arriva da quei luoghi che vengono considerati di degrado e di periferia. Guardate, io mi sono anche un po' stancato di questa Napoli in alcuni quartieri indicata solo del brutto. Cioè non è possibile che Chiaiano, nell'immaginario della città e non solo della città, sia solamente il luogo delle discariche. Cominciamo a dire che Chiaiano diventerà il luogo e il terminale del grande parco dell'area nord e dei Colli Aminei. Se pensiamo a Scampia, perché dobbiamo immaginarla e raccontarla a Napoli e fuori Napoli come se quello è il Bronx di questa città, e invece raccontare Scampia e i luoghi in cui sono stato ieri pomeriggio e ci stanno persone che fanno un lavoro straordinario sulle devianze, sulla neuropsichiatria infantile? Perché raccontare invece Scampia come luogo della speranza che Cice Gaetano di Vario, oppure come ieri un bambino che mi ha consegnato una lettera dicendo che lui è orgoglioso del fatto che ha i genitori che stanno a Scampia, che sono voluti rimanere a Scampia e che gli consentono di fare lo scolare a Scampia e che lui vuole rimanere a Scampia? Cioè il compito del sindaco valorizzarle queste cose, raccontarle, altrimenti noi avremo sempre l'immagine del brutto. Salta, 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 non puoi farti male. Salta, 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 ti fa stare bene. Salta, 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 salta per l'indignazione, perché la vera forza è nella partecipazione.